Un teatro per l'ascolto profondo di ecosistemi e musica, un'eccellenza unica al mondo che porta la firma di Pesaro Città Creativa UNESCO della Musica e la Sonosfera progettata da David Monacchi, inaugurata a Palazzo Mosca, sede dei Musei Civici. La Sonosfera proietta il pubblico in una vera e propria immersione in un panorama sonoro e visivo che conduce all'interno del suono con un'esplorazione sensoriale dello spazio molto potente. Il pubblico seduto in una doppia cavea simile ad un anfiteatro ha la possibilità di sentire il suono proveniente da 45 altoparlanti posizionati nell'intera superficie semisferica, ascoltando gli spettrogrammi del suono e i contenuti audiovisivi proiettati in una corona video a 360 gradi ad altissima definizione. Si ascolteranno questi suoni che provengono da aree molto lontane del pianeta, da Borneo, Amazzonia e Africa. Precisamente dalle foreste equatoriali primarie, quindi le foreste che non sono mai state toccate dall'uomo, che ad oggi detengono ancora una biodiversità altissima e un'impronta originaria del comportamento acustico che noi consideriamo la sinfonia, diciamo, l'orchestra naturale, il sistema così come ce lo eredita l'evoluzione. Tra i contenuti da ascoltare ci sarà la possibilità anche di un'esplorazione inedita dell'opera di Gioacchino Rossini, come pure ad altri programmi musicali e sonori. La versione presentata è stata finanziata nell'ambito del progetto Investimenti Territoriali Integrati Pesaro Fano con fondi Marche Europeo di Sviluppo Regionale e si è sviluppata grazie al contributo del Museo Nazionale Rossini e del Comune di Pesaro. Sarà visitabile già da domani, in realtà oggi sono alcune visite di prova, poi da domani sarà visitabile al pubblico, ovviamente alle scuole, ovviamente a tutti quelli che vorranno fruirne, poi potrà partecipare ad happening mondiali o expo, esposizioni, insomma, per cui già abbiamo delle richieste, però la base principale sarà a Pesaro, ma per diversi mesi dell'anno potrà essere condivisa col mondo. Proprio una visione strategica è quella che è la città di Pesaro come città creativa della musica e poter aggiungere al Museo Rossiniano, ai fondi che riqualificheranno il conservatorio, questo spazio unico, è un fatto di grande importanza per la qualità di quello che rappresenta, per il fatto che essendo una struttura mobile può raccontare Pesaro e le Marche in giro per il mondo, non solo per l'Italia.